Va bene, cari amici, siamo arrivati a un momento clou della serata, perché dobbiamo capire a chi cederà lo scettro del comando il nostro maestro Marco Scassi, che adesso fa finta di niente, ma sa che stiamo parlando di lui. Ovviamente lo cederà con tutti i dovuti onori, ovviamente anche cederà la sua bacchetta magica autografandola e lasciandola al suo o alla sua sostituta, al nuovo maestro. Però per fare questo ho bisogno qui della presenza del nostro presidente. Sì, è già emozionato, così, è già emozionato. Il nostro presidente, un bel applauso a Andrea Attesa. Perché, come è giusto che sia, il passaggio del consegno deve avvenire tramite il presidente. Se no il presidente che cosa ci sta a fare? Sei anche tu un po' emozionato? Sì, ok. Allora, ti cedo volentieri il microfono e così tu. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Ma questo momento per noi è importante. Io ringrazio il sindaco che è qui con noi e che abbiamo iniziato a conoscerci in questi primi mesi di attività. Quindi abbiamo avuto il rinnovo del Consiglio Comunale da poco, quindi abbiamo iniziato una collaborazione non solo con il Comune ma anche con la Proloco, che è stata recentemente rinnovata e a cui va il mio applauso, perché sono riusciti nonostante tutto a raccogliere il mio applauso. Quindi il nostro orgoglio è quello che appunto quest'anno sia un anno di partenza per ricominciare, per le cose in grande. Quindi auguri a tutta la Proloco e alla sua presidente Giorgia Borra. Ringrazio gli amici di Candelo che sono qui con noi questa sera, grazie, ci fa piacere avervi con noi. Con Candelo, per chi si ricorda, noi siamo gemellati dal 2008, siamo già stati su da loro, sono venuti già a trovarci in passato, speriamo di poter ripetere, anzi questa sera poi chiacchieriamo un attimo, chissà che riusciamo a combinare qualcosa di bene. E poi desidero anche ringraziare tutti gli sponsor che vedete sulla brochure Zumpapa. Zumpapa è un po' il nostro manifesto estivo con cui noi presentiamo tutte le iniziative estive dell'associazione. Grazie a loro riusciamo anche a finanziare tutti i costi e le necessità, tutto ciò che ci occorre. Quindi grazie di cuore a tutti loro e grazie anche al signor Currado che questa sera ci ha regalato il vino, quindi dopo andiamo a mangiare c'è anche il vino, quindi potete stare tranquilli. Quindi grazie anche a lui. Detto questo, passiamo alla parte un po' più commovente, se vogliamo, perché il sindaco ha, diciamo, giustamente premiato Marco, ma desideriamo anche noi così omaggiarlo di un pensiero. Marco, devo dire che se sono presidente è colpa sua. È colpa sua perché dunque io sono stato l'ultimo ad entrare nella banda quando ancora c'era maestro Italo Durando. Tra l'altro con noi questa sera, sono contentissimo, c'è il figlio Carlo, e ho un ricordo ancora chiaro di quella Santa Cecilia del 2002 in cui ci fu il passaggio di testimone da il maestro Durando, all'epoca lui per raggiunti i limiti di età, diciamo, al maestro Scassa. E in uno dei primi incontri che facemmo all'epoca, ricordo che disse: io voglio due cose, voglio che il presidente, insomma, occupatene tu, lo fai tu, perché voglio un giovane, eccetera. Ma c'è tanta gente più grande di me che ha più esperienza, io più un ragazzino. No, voglio che lo fai tu e poi voglio la scuola di musica. Queste erano state le due richieste. Quindi Marco parla un poco, no? Però parla giusto. Che è molto importante, al giorno d'oggi non è così d'abitudine. Quindi queste due cose le ha volute Marco, quindi io mi trovo qua anche a rompermi le scatole a voi, a messaggiarvi, no, a fare tante cose. E Marco, l'altra cosa che ha voluto importante è stata la scuola di musica, che oggi conta tantissimi allievi, siamo a 150 credo, grosso modo. Abbiamo una bella casa della musica, abbiamo tantissime iniziative e quindi diciamo che non è stato soltanto un maestro, ma è stato, direi,
possiamo usare un padre fondatore quasi, no? Va bene, te lo consenti Marco, lo so che. Però è così, è la verità, quindi va tutto il nostro grazie di cuore. Grazie Marco. Un momento commovente nel devo tutto a Marco e Marco che non è che adesso andandosi di via Marco se ne andrà via anche Andrea, non è così, ah. Avete paura? No, questo è una. Ma devo dire che il bello. Il bello è quando si sta insieme c'è il gruppo. Io quello che ho sempre detto con Marco, con Matteo, eccetera. Sono capitate le occasioni come tutti i gruppi di litigare per qualcosa, no? Però ci si sa anche sedere poi attorno a un tavolo e parlare. E questa è la cosa importante. Noi l'abbiamo sempre fatto e ci siamo sempre chiariti. E questo è bello per andare avanti, per poter fare sempre qualcosa di meglio per il paese e per la musica. Io adesso però chiamo qui Marco. Marco, so che tu vorresti anche buttarti giù dietro dalla balconata, ma devi venire qua. Devi proprio venire qua. Devi venire qua perché abbiamo pensato di farti un regalino e adesso chiamo qua due nostri giovani componenti, Matteo e Gaia. Eccoli qua. Francesca è stata la prima allieva di Condo 15 anni fa e si è diplomata poi allievi del mio maestro e il nipote del mio maestro, siete stati in piedi, grazie anche a voi. Niente, quindi lascio volentieri, nel senso che quello che ho voluto fare l'ho fatto e il nuovo maestro sarà sicuramente eccezionale, insomma, quindi grande, grande fortuna avremo in futuro. Grazie ancora. Come diceva Marco, come dicevamo prima, anche Marco va in Islanda e continua sempre a abitare la bontà, quindi saremo sempre qui. Suonerà in banda e non solo, si occuperà sempre della formazione giovanile, in particolare della Yama Banda, quindi dell'orchestra giovanile, alla quale potrà dedicare le sue energie. Ma
non rimaniamo senza maestro. Il governo non sappiamo che fine farà, non ci interessa stasera, ma noi non rimaniamo senza maestro. Abbiamo già anche pensato al successore di Marco. Ci sono già state le consultazioni, ho avuto della paura. Abbiamo il successore. Abbiamo un successore, tra l'altro ringrazio Lauretta, no, ti devo ringraziare perché anche per allestire per il quadro, per contattare questo preso, Lauretta è stata un tesoro per riuscire a far tutto, quindi grazie.